Scuola web Covid. Proteggiamo il futuro dei nostri ragazzi, seconda puntata. Siamo giunti alla seconda puntata del format di formazione sociosanitaria dedicato alla scuola e realizzato in collaborazione con il secondo circolo didattico Via Firenze di Conversano, con il patrocinio del comune di Conversano. In questo secondo appuntamento parliamo delle misure di prevenzione adottate al fine di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 all'interno del secondo circolo didattico Via Firenze. Le tematiche che andremo a trattare seguono le linee indicate nella delibera prodotta dal Consiglio di Circolo che approva il regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020-2021. Regolamento che segue a sua volta le indicazioni normative dettate dai vari DPCM del Governo in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Tecnico e Scientifico e diversi uffici scolastici regionali. Questa volta abbiamo coinvolto i referenti Covid dell'Istituto che, stante la complessità del tema, ci illustreranno in due puntate le azioni poste in essere fin dall'inizio della pandemia per prevenire il Covid-19 nei pressi di competenza. Conclude infine questa prima puntata un servizio da noi realizzato sabato 23 gennaio riguardante i tamponi eseguiti nei locali della palestra del plesso di Via Guglielmi a favore del personale della scuola, da medici, volontari e personale ASL. L'amministrazione comunale, attraverso l'opera del Comando Polizia Municipale, ha assunto l'onere economico per l'esecuzione degli stessi, su base volontaria e gratuitamente, includendo i docenti, il personale ATA e gli educatori che hanno manifestato la volontà di effettuare lo screening. Tale servizio è finalizzato alla sicurezza individuale e collettiva. Il 9 settembre del 2020 il Consiglio di Circolo della nostra scuola ha approvato il regolamento anti-Covid recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus per l'anno scolastico in corso 2021. Tale regolamento individua gli interventi volti a contemperare la tutela e la salute degli studenti, del personale scolastico, con la salvaguardia del diritto allo studio di tutti gli alunni. Sin dal primo giorno di ripresa delle attività didattiche del corrente anno scolastico, il dirigente scolastico, i docenti, i collaboratori scolastici si sono spesi e continuano a farlo quotidianamente per far acquisire come comportamenti abituali e consolidati le principali norme di prevenzione. L'accesso ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico. Ogni volta che si tossisce o starnutisce, è fondamentale coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto o con l'incavo del gomito, gettare il fazzoletto negli appositi contenitori dei rifiuti e lavarsi le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone. Regola numero 1. Distanziamento fisico è un elemento dal quale non si può prescindere e che va rigorosamente rispettato sin dal momento in cui i genitori, le studentesse e gli studenti attendono il suono della campana d'ingresso negli spazi antistanti l'edificio scolastico. Il distanziamento deve essere mantenuto sempre durante il percorso che gli alunni seguono per raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso in maniera rapida e ordinata. Lo stesso vale per le operazioni di uscita al termine delle lezioni. Regola numero 2. Distanziamento fisico! Dopo
toccarsi il viso, quella di non toccarsi il viso, in particolare occhi, naso e bocca, con le mani senza averle lavate, è una delle principali misure di prevenzione contro il coronavirus. Si tratta di un gesto istintivo e naturale, insomma, che ora è necessario limitare per evitare un eventuale contagio. E se non si può fare a meno di toccarsi la faccia, è fondamentale lavarsi comunque le mani prima e dopo il contatto. Indossare la mascherina correttamente coprendo naso e bocca. Al mattino, raggiunta la propria aula e il proprio banco, i bambini ricevono le mascherine chirurgiche da parte dell'insegnante munita di guanti monouso. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. Lavarsi le mani. Anche se le mani sembrano pulite, è indispensabile lavarle spesso con gel alcolico 30 secondi o acqua e sapone 60 secondi. In particolare, dopo aver tossito o starnutito, prima di consumare cibo, dopo aver usato il bagno e ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Fondamentale nella prevenzione del contagio risulta anche la pratica di igienizzare costantemente le superfici, banco, cattedra, maniglie, ed è proprio quello che facciamo. Allora, quest'anno nel plesso di Tre Pergole, plesso della Scuola dell'Infanzia che fa parte del secondo circolo didattico di Conversano, come in tutte le scuole del territorio, ci sono un insieme di norme che sono diventate presto delle abitudini, delle buone pratiche, che ci consentono di contrastare, di difenderci, di prevenire la diffusione del contagio del coronavirus. Innanzitutto, la grande novità di quest'anno è che i genitori non possono entrare nel plesso, quindi i bambini vengono lasciati dal genitore all'ingresso della scuola, della vetrata. Ci sono due ingressi che consentono di non creare assembramento, quindi ci sono dei bambini che entrano dall'ingresso principale, degli altri bambini che entrano da un ingresso secondario, che quest'anno è diventato anche quello un ingresso principale. Appena il bambino entra nel plesso, trova il disinfettante, il gel per le mani, posizionato all'ingresso, quindi il bambino disinfetta le mani e poi entra. Lascia i propri indumenti, il giubbotto, il cappello, la sciarpa, in una sacca posizionata nel corridoio. Ogni bambino ha una sacca personale. Questo permette di lasciare i propri indumenti in un contenitore personalizzato. E poi il bambino entra in sezione. Un'altra novità è costituita dal fatto che anche in sezione abbiamo a disposizione quotidianamente il gel per le mani e un disinfettante per i giochi. Ogni qualvolta il bambino finisce di utilizzare un gioco, viene disinfettato questo gioco con un disinfettante e poi riposto a posto. I bambini hanno subito interiorizzato queste norme, infatti sono loro adesso spontaneamente che ci chiedono di utilizzare il disinfettante per le mani, per i giochi. E loro sono stati bravissimi, infatti adesso è diventato tutto naturale. E anche i genitori hanno subito imparato a rispettare queste regole che sono alla base ormai della quotidianità di quest'anno. Inoltre quest'anno la sezione è stata sdoppiata in due sezioni, in due piccoli gruppi, e questo ci permette di mantenere il distanziamento anche nei banchi tra i bambini, sia tra i bambini che tra noi insegnanti e i bambini. Anche il plesso San Francesco d'Assisi di Trigianello si
anno scolastico in corso e nel nostro regolamento di circolo. Il nostro plesso ha il vantaggio di presentare due strutture distinte, un'ala che ospita la scuola primaria ed una che ospita la scuola dell'infanzia. Pertanto, gli alunni di entrambi i gradi scolastici non hanno possibilità di incontrarsi e usufruiscono di due accessi differenti. Anche da noi è stata predisposta apposita segnaletica, sia verticale che orizzontale, in modo da rendere agevoli le operazioni di ingresso e di uscita, il distanziamento fisico, sia per studenti che per personale docente e ATA. Abbiamo distinto le operazioni di ingresso e di uscita per le due pluriclassi a turni di 3 minuti l'una dall'altra. Gli alunni inoltre entrano in fila indiana seguendo i percorsi stabiliti. Punto di forza del plesso San Francesco d'Assisi di Trigianello è quello di avere ambienti molto grandi con un numero contenuto di alunni che, unito alla corretta relazione dei locali, al distanziamento e al rispetto delle regole, permettono una convivenza serena e soprattutto sicura. Noi bambini dall'inizio dell'anno rispettiamo rigorosamente le regole per prevenire a eventuali contagi di Covid-19. Il regolamento prevede ogni giorno il distanziamento in fila all'ingresso e all'uscita in classe, igienizzazione delle mani all'ingresso e ogni volta che ne abbiamo necessità, il cambio e l'utilizzo di una mascherina nuova appena entrati in classe. Sicuramente non è la scuola che piace a noi, ma abbiamo imparato a convivere e siamo fiduciosi che al più presto torneremo alla normalità. È in corso questa importante iniziativa di screening per il virus Covid-19, a cui tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e anche gli educatori si stanno sottoponendo su base volontaria. È un'importante iniziativa che la scuola sta realizzando con la collaborazione dell'ente locale, quindi del comune di Conversano, del sindaco e del comando di polizia municipale. Ed è realmente un'iniziativa importante per promuovere la sicurezza nella scuola e per garantire ancora di più quello che è il protocollo anticontagio. Bene, buongiorno a tutti innanzitutto. Oggi siamo qui e ringraziamo innanzitutto la scuola per questo bel progetto che ha messo su proprio per attenzionare quella che è la situazione in materia di Covid. Oggi siamo qui perché la scuola mi ha invitata perché stiamo provvedendo a fare i tamponi alle insegnanti. Innanzitutto vorrei ringraziare il dottor D'Addetta perché è una persona che si è messa a disposizione gratuitamente per proprio far fronte a questa necessità. L'amministrazione appena insediata ha deciso all'unanimità, subito, senza alcun ripensamento, di acquistare 1000 tamponi proprio per far fronte a quelle che sono le esigenze della popolazione e attenzionare le categorie un pochino più esposte, come la categoria degli insegnanti, come anche la categoria dei dipendenti comunali e chi ovviamente ne fa richiesta anche. Quindi, ripeto, siamo proprio attenti, la scuola è molto attenta, non finirò mai di dire che la scuola lavora in sicurezza, questa è proprio una situazione dove la scuola sta dimostrando che ci tiene a far fare i tamponi alle proprie insegnanti perché le insegnanti sono a contatto con i nostri figli e quindi continuiamo ad attenzionare quella che è questa situazione del Covid e possiamo, ripeto, in questo momento particolare dove dobbiamo mai abbassare la guardia, comunque convivere con questa situazione mantenendo ovviamente quelle che sono le regole e rispettandole innanzitutto quelle che ci vengono appunto impartite dalla materia proprio riguardante il Covid.